Questo video acquisti manga sarà molto molto veloce, voglio farvi vedere in brevissimo tre serie manga complete che ho comprato su eBay. Tenete conto che per comprarle tutte e tre avrò speso sì e no 70 euro, quindi secondo me non è affatto male. La prima è Ice di Masakazu Katsura, 15 volumi, Star Comics, inizio anni 2000. Ho conosciuto questo manga tramite un video di Akane CKBC. Appunto, andate pure a vedervi il video in cui ne parla sul suo canale. Il manga parla di questa storia d'amore fra questi due liceali, Chitaka e Iori, da qui il nome Ice, I'S, cioè I plurale, e narra appunto di questa storia d'amore fra questi due ragazzini, e ovviamente ci si metteranno in mezzo le seghe mentali che a quell'età tutti si fanno, e anche purtroppo quello che è il mondo dello show business giapponese delle idol, dato che la giovane Iori verrà inserita in questo mondo lavorativo della società giapponese che ostacolerà in tutti i modi possibili la vicenda amorosa fra i due. Cosa che mi ha fatto abbastanza riflettere su quello che può essere questo mondo della società giapponese. Non bellissimo, direi. Molto godevole da leggere, da vedere, storia d'amore narrata tramite il punto di vista maschile. E devo dire che è stato un bellissimo acquisto, pagata pochissimo, e una bella esperienza da leggere. Nota bene, i personaggi presenti in questo albo sono tutti maggiorenni. No, non è vero. No, non vi parerete il culo così. Tatsuya Gawa, The Last Man, uscito per la collana Up della Star Comics. Gli anni sono più o meno quelli di Ice, ovvero inizio anni 2000. Due ragazzi trovano un altro ragazzino più o meno della loro età, svenuto per terra, completamente nudo. Decidono di portarselo a casa, accorgendosi che non sa parlare, non sa leggere, non sa neanche praticamente camminare, si fa la pipì addosso, come se fosse praticamente appena nato. Si scoprirà ovviamente che in realtà questo ragazzino ha delle capacità uniche, è fortissimo, eccetera eccetera, si potrà trasformare proprio come fanno altre creature mostruose che appunto gli stanno dando la caccia. Un manga che vuole mettere un manga che vuole evidenziare lo schifo dell'umanità, possiamo dire così, dato che queste creature mostruose nascono dai vizi, dal desiderio, dalla cupidigia, insomma dagli elementi più negativi dell'essere umano. È presente un bel po' di violenza, è presente un bel po' di sesso, tutti elementi che però vengono sfruttati per appunto raccontare le vicende del protagonista e dei mostri che si metteranno sul suo cammino. Questo esaltamento del peggio dell'essere umano mi ha ricordato un po' Devilman, e non a caso esiste un crossover tra The Last Man e Devilman, lo nominano nel manga, non l'ho letto, non sono comunque riuscito a recuperarlo. E in effetti come tematica, almeno come tematiche ma prese molto alla larga, questi due manga si somigliano abbastanza. Mi ha divertito, mi è piaciuto, nonostante qualche disegno un po' forse anche volutamente bruttino, per concentrarsi più sull'esaltare i volti, le espressioni, che la qualità stessa del disegno. Non mi è tanto piaciuto il finale, ma sapete, ogni tanto nelle serie giapponesi si tende a parlare di cose astratte, no? Esempio come il cuore degli uomini, l'umanità, tutte queste belle cose, però bisogna un po' andare a interpretare le cose, ed è un pochino quello che succede anche qui. Però per gusto personale questo genere di cose non mi hanno mai fatto impazzire. E il finale un po' così, che comunque non mi è garbato particolarmente, è una cosa che The Last Man ha in comune con la terza serie che ho comprato, Seraphic Feather. Sempre Star Comics, serie un po' travagliata dato che il primo volume è uscito nella fine degli anni 90, l'ultimo è uscito nel 2009. Purtroppo i volumi Star Comics sono solamente 9, in realtà dovrebbero essere 11, ma i primi due volumi sono usciti a capitoli sulla rivista Young della Star Comics, rivista appunto che usciva nella seconda metà degli anni 90. Per cui l'edizione completa di Seraphic Feather italiana è di 9 volumi su 11, cioè il primo, quello che è il numero 1, in realtà sarebbe il terzo. I primi due volumi, sì, ho dovuto leggerli via scan su internet. Nonostante mi piaccia la fantascienza, questo manga parla di una colonia umana futura
sulla Luna, dove verrà ritrovata un'astronave contenente dei cristalli alieni che donano il potere, donano dei poteri a determinate persone. Nonostante questi elementi che di solito mi intrigano abbastanza, non mi ha fatto impazzire. Il disegno mi piace, il disegno, i volti, i personaggi mi piacciono molto. Il design della Luna, dello spazio, delle unità abitative, eccetera eccetera, l'ho adorato, veramente ben realizzato. Non mi ha fatto impazzire la trama, la narrazione, insomma, lascia abbastanza il tempo che trova, purtroppo. Non mi ha nemmeno fatto impazzire il fanservice. Sì, perché a volte, come ad esempio in The Last Man, delle scene di nudo servono per farti capire determinate cose. Qui invece è puro fanservice, puro inquadrare forme femminili per il puro scopo di farcele vedere. Credo di non poter farvi vedere nulla per questioni, sapete, di demonetizzazione del video. Dunque, io credo di aver detto abbastanza, non ho voluto entrare nello specifico, nei particolari di ogni singola serie, altrimenti il video sarebbe stato inutilmente troppo lungo. Se volete sapere altro, eccetera eccetera, ne parliamo sotto nei commenti. Lasciate un like al video, io vi saluto e ci vediamo in una prossima occasione.